Allora Simolo, quanto era importante questa vittoria dopo il passo falso della settimana scorsa? Beh, questa vittoria era fondamentale, soprattutto per riprendere il cammino che avevamo interrotto e anche per cercare di rimanere attaccati ai primi, che sono l'Eagles. Il passo falso della settimana scorsa è stato omicidiale, soprattutto perché venivamo dalla settimana un po' tribolata. Ci siamo allenati bene, però siamo arrivati lì e abbiamo un pochettino mollato. Eppure si è vista anche oggi un po' di difficoltà nella, nella manovra, un po' si stenta, poi si, si, ci si innervosisce quando forse le cose non riescono a quadrare in campo. Beh quello purtroppo succede quando contro queste squadre che tendono ad essere molto chiuse dietro, faticare a avere pazienza e quello è un problema perché se uno non ha pazienza il possesso palla succede che si innervosisce e quindi poi non so, fatica a arrivare al gol. E quindi poi ci incinervosiamo di, di conseguenza tra l'altro ricordiamo che anche nella partita di andata fu difficile riuscire a portare sì. i a punti da lì sì perché il campo eh, era un più piccolo di questo che abbiamo noi poi loro sono una squadra che difende bene sono, sono fisici sono, sono cattivi in fase difensiva e se non fai un giro palla aggressivo e intenso e soprattutto rapido loro si chiudono bene e non ti permettono poi di trovare il varco giusto, infatti noi abbiamo faticato se ci ha fatto caso soprattutto verso tutta la prima parte di partita perché eravamo lenti nel giro palla poi abbiamo trovato un tiro da fuori del... che ha portato poi all'ardoppio proprio ad opera tua in testa a dirti nel portare palla in maniera molto veloce fino a depositare la palla in rete sì eh, beh, il gol mio è stato un, un buon 1-2 col Carioti perché comunque loro ci hanno lasciato campo che venivano a prenderci quindi ci hanno permesso di, di, di fare quel 1-2 però al primo tempo non ci hanno permesso, sono rimasti più chiusi, stanno dietro, poi a Morrore del Gol per fortuna lo si sono allungati e ci hanno quindi concesso queste ripartenze di attaccarli così. Quello che ci rammarichiamo noi soprattutto è tutto il lavoro che noi facciamo durante l'anno in settimana, soprattutto per quanto riguarda la parte dirigenziale perché noi abbiamo fatto un percorso fino a qui che era importante, non dobbiamo cercare di perdere punti e dobbiamo cercare di riprendere l'Eagles che è davanti, per cercare di, di non vanificare il lavoro che poi si fa da, da inizio anno, soprattutto per quanto riguarda la dirigenza che per noi fa un lavoro eccezionale, non ci fa mancare nulla e quindi poi noi andiamo in campo e dobbiamo cercare di portare alta la bandiera anche per loro. Allora, ultimo atto della stagione per quanto riguarda quella regolare, poi si torna in campo con la Coppa. Provincia. Allora, eh, sulla mia sinistra abbiamo Mister Alessio Caporaletti, e dall'altra parte invece Carioti. Allora... Se dovessimo analizzare un po' questa stagione non è il momento di tirare le somme, però qualcosa un po' poi va, ehm, serve per riflettere e soprattutto per cercare di, di darvi qualche soddisfazione che in questa parte della stagione è mancata e andarla a trovare nella Coppa Provincia. Sì, assolutamente. Adesso pensiamo alla Coppa. Ci prepariamo al meglio per affrontare la coppa nel migliore dei modi, abbiamo avuto ecco, magari qualche calo durante la stagione, alcune partite, diciamo ci siamo un po' fermati, però diciamo ci stiamo allenando, ce la stiamo mettendo tutta adesso per affrontare al meglio la coppa. Allora, eh, carioti non si conosce bene ancora il, il prossimo avversario, l'unica cosa certa è che giocherete il primo turno in casa. Sì, quindi cercheremo di sfruttare al meglio diciamo, questo vantaggio, il fatto che giochiamo in casa, il nostro campo, ce la metteremo tutta e l'affronteremo nel migliore dei modi. Allora mister, eh, a te no, non piace aspettare la stagione per tirare le somme, tu tiri le somme almeno in questa prima parte perché dici qualcosa, io devo riuscire anche a capire e soprattutto fare quadrato, per quantomeno provare adesso eh, ad essere anche una protagonista nel, nei, nei playoff in questa Coppa Provincia. Sappiamo tutti che questo è un, un torneo post-campionato che può dare la grande soddisfazione. A chi praticamente non è riuscito a vincere il campionato, che in eventualità di un ripescaggio potrebbe portare al campionato regionale. Sì, buonasera. Eh, noi, come già detto in più occasioni, giocheremo tutte le partite alla morte perché fa parte del nostro DNA. Purtroppo qualche volta non ci è riuscito. Eh, se vogliamo tirare le somme, ripeto, abbiamo fatto una stupenda prima parte di stagione, la seconda parte, siamo un po', ma già verso la fine della prima parte siamo un po' calati. Purtroppo la rosa lunga che all'inizio ci è stata molto utile, poi si è rivelata un'arma a doppio taglio, probabilmente eh, potevamo fare sicuramente, anzi non probabilmente, sicuramente potevamo fare di più. Eh, va dato atto come anche ho scritto nel gruppo e l'ho fatto anche a quattro occhi, va dato atto all'Eagles. Eh, e merito per la vittoria del campionato, hanno fatto una stagione superlativa. Noi abbiamo fatto il nostro, adesso insieme all'Idol Pirata siamo arrivati credo appaiati, dipende quello che faranno loro domani, ma credo che arriveremo appaiati. Però in virtù dei scontri diretti e soprattutto delle, delle reti a voi vi, vi penalizza perché sì. saresti terzi in realtà. Siamo terzi, se, se loro domani vincono siamo terzi. Ma non cambia niente perché come abbiamo sì, detto con Cariote il primo turno l'ho giocata in casa. Detto questo noi affronteremo la Coppa come abbiamo fatto già lo scorso anno con il cortello tra i denti, cercando di imporre il nostro gioco, cercando come abbiamo fatto oggi, nonostante il caldo, nonostante gli infortuni di, di fare, il nostro gioco sempre e comunque a noi piace giocare a calcio a 5, qualsiasi sia la competizione e la categoria. A volte ci riusciamo, a volte meno e torniamo a lavorare. Allora, mister, se dovessimo riavvolgere il nastro, tanti anni fa partecipasti un po' come giocatore, un po' da... fu un, anche un play man, manager, possiamo così dirlo, in altre società, però con la Nuova Florida ti affacciasti nella, nel comitato di, di Latina, poi hai avuto una parentesi lunga con eh, una finestra sul, sul comprensorio di Roma, per poi tornare l'anno scorso. È una cosa voluta, soprattutto perché ne, ne, su, su Latina... Da un po' di anni a questa parte il campionato di Serie D ha dato anche delle belle possibilità e sfruttate in parte alcune, però ha comunque è sempre un'ottima finestra. No, a me il campionato senza nulla togliere a Roma, il campionato con il Giro di Latina mi fa impazzire. Eh, conosco tanti presidenti, come il presidente Massimo 21, che è un amico ormai da tantissimi anni. Ecco, anche se ci sono ora stanno giocando so, il trasferte che addirittura sembra essere un campionato regionale, però bello, è bello anche per questo, vero? Bello, è bellissimo. Anche quando andiamo a Formia siamo rimasti notti in ottimi rapporti con l'Eraclès. L'anno scorso è stato, credo, uno dei campioni di serie di più belli che ho mai fatto perché eravamo. Sette squadre, tutte più o meno sullo stesso livello, medio-alto, e ce la siamo giocata con tutti fino alla fine. Tant'è vero, guarda, basta guardare i pescaggi, sono saliti credo in cinque e stanno onorando al meglio, a parte qualche debugle, stanno onorando al meglio il campionato di C2. E ho fatto qualche anno C1 a Roma, poi sono stato con i ragazzi, ma ecco, la, la volontà è sempre stata a tornare alla Latina. E, ripeto, sono belle trasferte, sono, con tanti presidenti e con tanti ragazzi ci conosciamo e ci rispettiamo, questa è la cosa più bella.